Bentornati su Radio Web in Volo, siamo in compagnia di Giancarlo Yuma Terenzi, qui nella sede della mostra della ferrovia bianco-azzurra, del treno bianco-azzurro. Qui ci sono anche le cose, come si chiamano le due guardie della ferrovia. Pep e Svar, li abbiamo simpaticamente battezzati così qualche anno fa e tali sono rimasti noi. Siamo qui perché vorremmo raccontarti le ultime notizie in merito al treno bianco-azzurro, perché siamo passati da un nostro precedente incontro dedicato appunto al progetto di recupero della ferrovia, partendo qui da città, arrivando fino a Borgo Maggiore, e adesso si è addirittura arrivati a proporre un progetto che va a ripristinare il percorso che parte proprio da città arrivando fino a Rimini, quindi riportando la funzionalità del treno bianco-azzurro che abbiamo conosciuto dal 32 fino al 44. E come siamo arrivati fino a questo punto e come arriveremo anche a vedere effettivamente questo progetto diventare realtà secondo te? Diciamo che con tutte le chiacchiere, mi permetto di dire, o delle proposte o delle idee che sono venute fuori negli anni, a mio parere questa potrebbe essere quella più concreta. Diciamo che questo è un progetto più concreto come idea. Adesso arrivare fino a Rimini forse non è proprio così facile, però volere potere, come si dice, e chi l'ha proposto sicuramente hanno i mezzi per farlo. Quindi il primo step, diciamo, di tutto questo progetto per accedere ai finanziamenti europei sarebbe di fare un progetto che esca appena fuori dal confine di Stato di San Marino. San Marino non può riceverli, ma con questo progetto, visto che si è arrivati fuori confine, col progetto, attenzione, potrebbe accedere a questi finanziamenti. Almeno io adesso la racconto così a grandi linee, non voglio sbilanciarmi più di tanto, ma il primo step che verrebbe fatto sarebbe quello, appunto, San Marino città Bologna. Questo sappiamo già che era un'idea in testa ai nostri, anche se molto lenta, e a tutt'oggi, anche visto che abbiamo avuto il piacere, insomma, di avere come supporter, possiamo dire, l'ingegner Cantamessa, che è il direttore della Fondazione Ferrovie dello Stato, quindi insomma è uno che a tutt'oggi, dal 2013, hanno ripristinato 1000 chilometri di vecchie ferrovie dismesse. Soprattutto c'è il supporto del ministro Garavaglia, ministro del turismo Garavaglia, che a detta di molti dice: ma potrebbe essere uno spot elettorale, no? Come ne abbiamo sentito nei decenni ormai di queste cose. Ma bisogna dire, a onore del vero, che l'idea di questa di costruire questa ferrovia non è partita adesso, ma è partita ben un anno e più fa, durante un incontro al meeting di Rimini, quando il ministro salì anche San Marino e andando a spasso, diciamo, per le nostre torri, ha buttato lì quest'idea, gli ha fatto vedere: vedi laggiù c'è un trenino, quello di Val Dragone, della vecchia ferrovia, esposto su questo viadotto. A Fonte Vecchia. Esatto, a Fonte Vecchia. Che quindi di lì è partita. Ma perché? Ma per come? Poi si sono succeduti degli incontri tra il segretario di Stato Pedini e il ministro Garavaglia, fino ad arrivare a un incontro proprio al Ministero di Roma, che tra l'altro siamo stati invitati con grande sorpresa e piacere anche noi di associazione. Io pensavo, se ne parlavo, andiamo a Roma, verrete anche voi, ma non ci credevo, finché un bel giorno ho detto: la prossima settimana non prendete impegno tal giorno che andiamo. Era il 12 luglio e siamo andati a Roma. Di lì c'era anche presente l'ingegner Cantamessa, che noi con piacere abbiamo rivisto, perché lui venne a San Marino nel 2015 su nostro invito, che lui è venuto, insomma, ha visto il nostro trenino e mi ricordo che allora disse: voi avete un tesoro e non lo sfruttate. Il tesoro naturalmente era il nostro treno bianco.
Quindi di lì si è partiti con una idea più concreta fino alla conferenza che è venuta un mesetto dopo qui a San Marino, conferenza sul turismo, che, tra i quali erano presenti 119 comuni delle Marche e della Romagna, proprio diciamo quelli intorno a noi, e naturalmente c'era presente il ministro Caravaglia e il direttore Cattamessa. Di lì si è riparlato ancora fino all'altro giorno, che abbiamo avuto ancora il piacere di avere qui a San Marino il ministro Caravaglia, ma soprattutto l'ingegner Cattamessa, che proprio in questa sede ancora non era, diciamo, in queste condizioni, era ancora tutta bella allestita, proprio su quel tavolo lui e quattro ingegneri si sono messi a discutere su delle cartine, su delle mappe, dove poter passare. Però questa, insomma, era un'idea. Poi abbiamo avuto anche il piacere di portarli in giro, a farli vedere sia a Cattamessa che al ministro Caravaglia un tratto della vecchia ferrovia, le gallerie. Siamo stati a Fontevecchia, appunto sopra il viadotto, con il ministro, che ha detto meraviglioso, proprio vedere la riviera con alle spalle il monte, è rimasto proprio detto, a ricostruire una cosa del genere sarebbe bellissimo. Attendiamo adesso gli sviluppi. Io non è che non sono fiducioso, non sono scettico, però vorrei vedere, come posso dire, più entusiasmo da parte di una parte. Non voglio dire, magari ci saranno dei perché, ci saranno, però attendiamo gli sviluppi. Di più, come ti ho detto Paolo, non voglio dire, perché potrei dire quello che non è. No, assolutamente, in realtà mi viene da pensare questa frase: voi avete un tesoro e non lo sfruttate, potrebbe tranquillamente applicarsi anche ad altre realtà, perché tra l'altro la butto lì, anche se vado un po' fuori tema, io ad esempio abito esattamente sotto la Villa Filippi, altro tesoro che è comunque un peccato valorizzare. Ci possiamo aggiungere anche il parco dell'ex Tiravolo, che è un altro tesoro a livello turistico, anche quello è un posto meraviglioso a pochi passi dal centro storico, è da lì abbandonato. Non so, ci saranno anche lì dei perché che io non so, che noi non sappiamo, però è veramente un peccato un luogo del genere lasciarlo lì, così come Treno, perché negli anni non siamo riusciti a fargli fare 100 metri, dico 100 metri, non dico un chilometro, 100 metri per valorizzare quel piccolo tesoro che è stato realizzato, che è il Treno e la galleria Montale, portarlo proprio qua a farlo vedere in questo piazzale. Non porterebbe via spazio a nessuno, ai pullman, che quello è sempre un problema, anzi lo è stato in passato, ma oggi c'è un'altra idea di portarlo dove proprio non darebbe fastidio. Attendiamo. Assolutamente attendiamo, e io voglio essere fiducioso, speriamo davvero che questa opportunità appunto venga raccolta e non si perda anche nel post inizio, insomma, in Italia, che questo progetto venga portato avanti, perché io, come ho detto la volta scorsa, attribuisco al Treno Bianco Azzurro un valore simbolico per la Repubblica di San Marino, in qualche modo paragonabile al Placido Feretrano, in qualche modo, come simbolo. Chiaramente stiamo parlando di epoche completamente diverse, però è iconograficamente lo è per tanti sanmarinesi, e rimarremo sintonizzati anche per conoscere ulteriori sviluppi per quanto riguarda appunto la situazione Treno Bianco Azzurro, che siamo appunto nella sede della mostra, che si vede adesso in fase di smantellamento, purtroppo state spostando il vostro materiale in un'altra sede, e rimarremo comunque in contatto, perché come detto ci piace catalogare, diciamo, questo tipo di esperienze, come abbiamo fatto anche 3 anni fa, e abbiamo avuto modo di fare questo video ancora disponibile per
far vedere la mostra appunto anche su YouTube, quindi qualcosa di questa realtà l'abbiamo in qualche modo conservato a modo nostro. Questo è quanto per questa puntata di Socialmente Utile. Grazie per l'ospitalità Giancarlo Juva Verenzi. Ci vediamo alla prossima, spero la prossima volta di avere qualcosa di più concreto da raccontare. Grazie a te Paolo. Grazie mille, grazie anche a voi che ci avete seguito, buon proseguimento su Radio Web in Volo. Arrivederci.